da subito a lavorare in piscina, e nonostante i ferri e le ferite aperte, con delle apposite diciamo strutture e materiali, avevo tipo una specie di preservativo in tutta la gamba che mi proteggeva dall'acqua, e facevo degli esercizi in piscina per cercare di aumentare la calcificazione. Apro gli occhi e sono su, il gruppo è lontano, non lo vedo già più, pedalo, pedalo, arrivo alla cima. Sono stato quasi 6 mesi con le stampelle, quindi un lavoro molto lungo. Il periodo di riabilitazione è durato 1 anno e mezzo, in diciamo, totale. Ma un anno difficile, dove magari per qualche mese avevo miglioramenti, poi qualche altro mese ritornavo indietro. Ma succede così, insomma, normalmente non si può avere insomma tutto subito. Sulla mia sella da cowboy, per inseguire ce ne puoi. Ho qualche piccola paura, però ogni giorno sempre un po' meno. Diciamo, la paura che mi è rimasta di più è quando rimango solo, magari in una discesa non ho magari uno specchio visivo di tutta la strada, e quindi ho sempre paura che sopraggiunga una vettura. Tu hai un preparatore atletico, oppure ti fai tu il tuo programma a seconda anche di quello che il fisioterapista ti dice, perché bisogna sempre tenere presente che tu hai avuto un brutto infortunio? Ma diciamo che ormai non ritengo più, cioè non penso nemmeno più al fatto che ho avuto l'incidente, mi tengo controllato a livello muscolare, perché magari mi si creano diciamo delle piccole contratture nella gamba sinistra rispetto che la destra, ora magari la tengo pulita col massaggio. Per te l'essenza della vita e correre in bicicletta? Ma sì, sai, sono cresciuto negli ultimi 15 anni in bicicletta, quindi ormai la mia vita ha preso una piega che ormai è questa. Una piove, ma il cuore certo basterà. Facciamo una tipica dieta mediterranea, cerchiamo di mangiare soprattutto pasta e carboidrati, zuccheri, non troppa carne, diciamo una dieta abbastanza moderata. Solo ogni